Abbiamo già fatto una lunga conferenza stampa oggi pomeriggio su tutti i numeri della nostra sanità, sia quelli con cui abbiamo affrontato l'emergenza, sia quelli attualmente, come si dice, attuali di questi giorni, sia quelli futuri con cui intendiamo affrontare questa fase 2 e poi 3 che si aprirà con lunedì prossimo. Tanto per chi non li avesse già letti sui siti, sulle newsletter, riepiloghiamo i dati odierni, siamo a venerdì e quindi indicati nel flusso ministeriale che costantemente inviamo da Alisa al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità. I test effettuati, parlo di test molecolari, salgono a 76.012 dall'inizio dell'emergenza e crescono da ieri di 1.764. I positivi in Liguria scendono a 4.599 e sono meno. Le province sono 795 a Savona, 212 a Spezia, che si conferma di gran lunga la provincia meno interessata. Imperia 654 sta scendendo visibilmente, Genova scende sotto le 3.000 unità e va a 2.934. Quattro casi sono ancora in corso di verifica perché, come sapete, viene attribuito alla provincia il cui ultimo domicilio conosciuto del paziente testato. Sono quindi 4.599, come vi avevo detto. Calano ancora gli ospedalizzati in modo sensibile, sono meno 27 da ieri e raggiungono i 416 ospedalizzati nell'intera Liguria. Calano anche le terapie intensive, 31 oggi, erano 35 ieri, come ha ricordato poco fa in un'altra conferenza stampa, il professor Bassetti. Sono ormai quasi una settimana che al San Martino non viene trasferito qualcuno in terapia intensiva dai reparti di malattie infettive. ASL 1, 67 sono gli ospedalizzati, 8 sono le terapie intensive, calano di 6. L'ASL 2 sono 75 gli ospedalizzati, 5 terapie intensive, 1 ospedalizzato in più. 69 sono al Policlinico San Martino, 7 le terapie intensive, 5 pazienti in meno in totale. All'Evangelico 15 pazienti, nessuna terapia intensiva, 1 in meno di ieri. Al Galliera 70 pazienti, nessuna terapia intensiva, 5 in meno di ieri. Il Gaslini solo un piccolo paziente è rimasto. ASL 3 sono 48 i ricoverati, 6 terapie intensive, calano di 7 unità. L'ASL 4 sono 30 i ricoverati con una sola terapia intensiva e calano di 5 pazienti. L'ASL 5 sono 41 pazienti, 4 terapie intensive aumentano di 1. In isolamento domiciliare sono 2.187, meno 30 unità, quindi sono 30 in meno le persone che stanno trascorrendo i sintomi del Covid al proprio domicilio. I clinicamente guariti crescono di 31 e arrivano a 1.996. I clinicamente guariti con doppio tampone negativo e quindi di fatto usciti dalla spirale Covid anche in via formale arrivano a 3.125, sono più 84. Scendono i soggetti in sorveglianza attiva, 1.424 nell'intera Liguria, e scendono fortunatamente anche i decessi. Oggi abbiamo solamente 7 decessi in più, ovviamente sono 7 di troppo per quanto il dolore che provocano, ma sono in calo anche questi. Sono dati che ci consolidano nelle scelte che stiamo facendo, ci confermano che è in discesa l'intero impianto della malattia nella nostra regione, ci confermano, come è stato confermato poco fa da tutti i nostri specialisti medici e i nostri dirigenti sanitari, che la macchina della sanità è pronta, diciamo, a questa seconda fase. Tra pochi minuti io lascerò questa sala per tornare a riunirci con il governo, dove alle 19.30, dopo la riunione di stamani, avremo una nuova riunione col Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Regionali e Ministro della Salute per costruire l'impianto complesso della legislazione che regolerà a questo punto la fase 3.
un decreto del Consiglio dei Ministri, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze che speriamo di avere in regola tutto per poter mettere già nella giornata di domani. Nella sostanza, la maggior parte delle attività commerciali viene delegata alle regioni, che sono nella maggior parte intenzionate a riaprire tutto, o almeno a dare la possibilità di aprire, per dirla meglio, a partire da lunedì prossimo. Poi è chiaro che non tutti apriranno, alcuni avranno bisogno di un poco più di tempo per adeguare le proprie attività commerciali, ristorative e quant'altro. Elaborando in sede di conferenza delle regioni, ed è la prima volta che questo accade, le famose linee guida per tutti i settori che torneranno ad aprire: somministrazione di alimenti e bevande, dunque ristoranti, bar, chioschi, artigiani della cura della persona, quindi parrucchieri, estetisti e quant'altro di quel filone, commercio al dettaglio di generi non alimentari, commercio al dettaglio in aree pubbliche, quindi i mercati. Ci saranno regolamenti base uguali per tutte le regioni. Questo credo che sia una sicurezza per chi li applica e anche una facilità di comprensione per tutte le regole che ci saranno. Ci stanno lavorando in questi minuti, tra poco salirò a vedere il risultato che poi presenteremo al governo come linee guida per le riaperture. Resterà ancora da definire alcuni dettagli, alcuni che non sono dettagli ma non sono competenze delle regioni, quali la riapertura dei confini interregionali, che il governo credo ritenga di poter e dover fare intorno alla fine di questo mese, e la questione delle spiagge, dove ci confronteremo ovviamente con i titolari degli stabilimenti balneari. Talune regioni sono per aprire già da lunedì prossimo, molti ci dicono di non essere pronti e di spostare almeno di una settimana. Decideremo ovviamente sentendo le categorie nelle prossime ore come procedere, ma insomma le linee di base sono quelle che vi ho spiegato, confortati da un'epidemia in calo e soprattutto da una sanità che nei numeri che vi abbiamo dato poco più di 2 ore fa in questa sala si è dimostrata in grado di fronteggiare l'emergenza e oggi sarà ancor più in grado di vigilare sull'andamento dell'epidemia in questa delicata fase. Vi saluto, vi lascio a Sonia Viale e poi al sindaco che ci ha raggiunto come sempre, e noi ci aggiorneremo nelle prossime ore per tutte le novità che in queste ore, come capite, sono piuttosto convulse e di ora in ora cerchiamo di aggiornarvi. Grazie a tutti. Buonasera, oggi è stata una giornata importante perché nello spazio che ha preceduto questo punto stampa abbiamo illustrato i numeri della sanità nel periodo dell'emergenza coronavirus, numeri importanti, numeri che fanno capire quanto sia stato l'impegno a tutti i livelli del nostro sistema sanitario, in termini di acquisti, in termini di personale, in termini di rete ospedaliera, rete territoriale, ma anche in termini di umanità, di fatica, di sofferenza, di dolore per le persone che non ce l'hanno fatta. E perché oggi? Oggi perché vogliamo anche noi, in qualche modo, dare il senso della ripartenza. Vogliamo dare un cambio rispetto a quello che era una sanità tutta orientata giustamente a dedicarsi al tema dell'emergenza, con tantissimi posti letto, con una rete ovviamente ospedaliera stravolta, con una rete territoriale impegnata in quella che era l'intercettazione dei casi. A partire da queste ore, qualche ASL lo ha già fatto, stiamo ripartendo con le procedure in elezione, quelle programmate, quelle sospese dal 6 marzo. Chi aveva delle visite prenotate dal 6 marzo, in questi giorni viene chiamato dal medico prescrittore per rifissare una data per la visita sospesa.
Probabilmente riusciremo nei primi giorni di giugno a far ripartire le nuove prenotazioni, quindi un segnale importante, le persone iniziavano a chiamare chiedendo di poter fare queste visite. Devo dire che nel periodo dell'emergenza c'è stato un senso civico, un'attesa, una prudenza nel chiedere quello che è un diritto comunque delle persone. Quindi ci stiamo attrezzando, ripeto, sia per gli interventi in elezione chirurgica, sia per quanto riguarda quelli ambulatoriali. In alcuni luoghi sono state tolte le tende, quelle dell'accesso ai pronto soccorso, in altri invece sono state riposizionate. Queste sono delle scelte aziendali in base a come sono strutturati i pronto soccorso, ma il messaggio è uguale. Per quanto riguarda tutto il territorio ligure, evitiamo l'autopresentazione nei pronto soccorso, chiamiamo sempre l'112, è buona norma, è una regola di educazione sanitaria per poter essere accompagnati nel luogo giusto per il proprio problema. Grazie. Bene, buonasera. Allora, cominciamo con la solita osservazione sugli spostamenti di ieri, che sembra che siamo proprio genovesi metodici, sono esattamente uguali a quelli di giovedì scorso, quindi questa è una buona notizia, perché vuol dire che nonostante ci siano state più aperture per lavoro durante questa settimana, siamo praticamente esattamente lo stesso numero del giovedì scorso. Sapete che invece mercoledì erano addirittura inferiori rispetto all'altro mercoledì, quindi stiamo andando nel senso giusto. Invece mi sono giunte bruttissime notizie che voglio veramente condividere con tutta la cittadinanza, ovvero sia, sono giunte segnalazioni, anche a livello molto alto, voglio dire, anche a livello di magistratura, che ci sono persone che sono in quarantena, ovvero sia sono obbligate a stare a casa, e rischiano sino a 18 mesi nel caso in cui escano di casa e quindi possano contagiare le altre persone, gli altri cittadini, che invece escono di casa. Sono giunte queste segnalazioni, per cui è opportuno che il sindaco dica chiaro e tondo a tutta la cittadinanza che non è assolutamente accettabile che chi è in quarantena esca per qualunque motivo dalla casa o dall'alloggio o dalla stanza dove deve fare la quarantena. Perché questo crea un problema non soltanto per il singolo, ma soprattutto per tutti gli altri, per tutta la città. E non ci dà la possibilità di continuare quel percorso positivo che stiamo facendo adesso per uscire da questa emergenza più in fretta possibile. Quindi il messaggio è molto chiaro. Noi, oltre ai controlli che fa già l'Istituto di Igiene, l'igiene della ASL, che ogni due volte al giorno chiama direttamente queste persone per sapere come va dal punto di vista sanitario, metteremo in campo anche un controllo fisico per vedere che le persone che devono stare in quarantena stiano realmente nell'alloggio in cui devono stare in quarantena. Il messaggio è estremamente importante, voglio che sia enfatizzato, perché questi comportamenti potenzialmente potrebbero cancellare tutte le cose buone che stiamo facendo. E pensate solo ai risvolti economici di quello che stiamo facendo adesso, e quindi pensate com'è grave un comportamento di questo tipo. Detto questo, passo invece alla mobilità. La mobilità, anche oggi non mi sono arrivate notizie di grossi problemi, quindi stiamo muovendoci in una situazione di comfort per quanto riguarda la gestione della mobilità in città. La settimana prossima ci aspettiamo un'impennata e quindi la gestiremo esattamente come abbiamo gestito quella di questa settimana, aumentando le frequenze di alcune linee, mantenendo però rigorosamente i comportamenti che devono esserci a bordo degli autobus, ovvero sia mascherine per tutti, senza nessuna deroga, tolleranza zero e controlli per quanto riguarda controlli sia da parte di chi è sull'autobus, sia da parte di chi è fuori a terra, per quanto riguarda l'uso dei dispositivi. I lavori per la pista ciclabile continuano e quindi noi andremo avanti come ci siamo detti. Oggi è apparsa anche, ho visto che ci sono già dei commenti sulla stampa per quanto riguarda il tratto tra De Ferrari e Fiumara. Ci sono alcuni punti che forse necessitano, alcuni commenti che ho visto, ci sono suggerimenti perché ci sono pochi tratti, circa 200-300 metri promiscui, ma questi possono portare probabilmente dei punti di domanda, per cui vedremo di analizzare bene la situazione per cercare di trovare soluzioni alternative.
Un'altra osservazione che voglio dire subito, qualcuno ha detto ma come abbiamo una pista ciclabile lungo il lungomare Canepa e non la utilizziamo? È vero, esiste una pista ciclabile, come ben sapete, lungo il lungomare Canepa sul lato mare, che però è completamente isolata dalla città. Non è vero che noi non vogliamo utilizzarla, pensiamo però che quella pista possa avere un utilizzo forse un pochino diverso dalla pista ciclabile che invece possono fare tutti i giorni le persone per andare a lavorare, o forse questo è un errore, non lo so. Comunque metteremo in cantiere tutte e due le piste e poi ovviamente ogni cittadino sceglierà quale delle due piste è migliore. A noi sembra opportuno avere una pista ciclabile all'interno di San Pier d'Arena che possa dare la possibilità anche di fermarsi nei negozi, di vedere la città e anche di conoscere aree che magari si conoscono meno. Quindi è per questo motivo che abbiamo preferito far passare la pista dentro San Pier d'Arena anziché soltanto sul lungomare Canepa. Saranno disponibili ambedue non appena creeremo il loop di chiusura. Stiamo lavorando anche ovviamente per gli altri, per Val Bisagno, per Val Polcevera, per il Ponente e per il Levante, come ho detto l'altra sera, quindi non mi ripeto. Ci aspetta un weekend, ancora una volta le raccomandazioni sono sempre le stesse e dalla settimana prossima, come ha detto il Presidente, avremo ovviamente gli incrementi di commercio e di business, per cui prepariamoci, ogni volta che possiamo stare a casa restiamo a casa, i numeri stanno andando nella direzione giusta, quando saremo con lo 0,3, 0,4, 0,5, ma quando saremo a un livello di contagio accettabile, allora potremmo veramente dire che possiamo convivere con questa situazione e migliorarla. Per adesso il weekend rimane controllato come esattamente lo è stato il weekend scorso. L'ordinanza sindacale finisce a mezzanotte di domenica, per cui sino a mezzanotte di domenica rimangono in piedi i controlli come abbiamo avuto nei precedenti weekend. Grazie e buon weekend a tutti. Eccolo. Buonasera, perdoni, ma ci sono rimasto solo io, non so più chiedere sì, assolutamente, vabbè. Circa il problema delle persone che violano la quarantena, volevo chiederle sì. come avete ricevuto queste segnalazioni e cosa intende per controllo fisico. Non posso ovviamente parlare di come sono arrivate le segnalazioni, però sono arrivate. Controllo fisico vuol dire che possiamo mandare delle, come succede ad esempio per chi lavora, no? Chi lavora ed è in malattia, abbiamo il medico, l'azienda può chiedere il controllo fiscale a casa, cioè una persona che va a casa a controllare se la persona è effettivamente a casa. E se vediamo che la situazione peggiora, io non posso escludere che arriveremo a fare controlli di questo tipo da parte delle forze dell'ordine. Non lo escludo, anche polizia locale eventualmente? Lo dovremo decidere ovviamente, però non escludo che la cosa possa andare avanti, perché assolutamente non è accettabile che il comportamento di una persona possa danneggiare tutto lo sforzo fisico, culturale ed economico che stiamo facendo per risolvere questo problema. Scade, l'ha detto lei stesso, l'ordinanza sì. Domenica, vuol dire che da lunedì tutte le restrizioni spariscono? Vuol dire che sì e no. Vuol dire che dobbiamo ancora vedere, sapete che adesso c'è il Presidente del Consiglio che parla con il Presidente delle Regioni, vedremo durante questi, oggi, domani e dopodomani, che cosa viene fuori e quali sono le situazioni. Se mi vedo costretto, allora sapete che le ordinanze sono di tipo restrittivo, urgente, non mi ricordo, c'è una parola di questo tipo che non mi ricordo in questo momento, però vuol dire che il Sindaco può solo ordinare restrizioni, non può aprire situazioni. Per cui se io vedo che ci sono aree della città dove non è possibile mantenere il controllo, state certi che faremo chiudere queste aree. Mi auguro che la situazione sia tale per cui non si debba fare alcuna ordinanza, però lo vedremo nei prossimi due giorni. Quindi anche le spiagge eventualmente potremmo... Mi auguro che non sia il caso, vedremo. Ok, grazie. A voi.